Bentornati nell'angolo di Silvia. Oggi, come leggerete dal titolo, nuovo video che vi piaceva davvero tantissimo nel vecchio canale, ovvero la Gazzetta di Silvia. Per chi non conoscesse questa tipologia di video, praticamente vado a parlarvi delle prossime uscite che ci saranno nelle librerie per quanto riguarda romance, young adult e magari ogni tanto anche qualche fantasy, in particolare di quei libri che sto aspettando fortemente l'uscita, di quei libri a cui sono particolarmente interessata in lingua italiana, perché appunto leggo soltanto in lingua italiana. Quindi se siete interessati alle uscite in lingua inglese o altre lingue, questo non è il video che fa per voi. Se invece siete affini ai miei generi, quindi comunque romanzi rosa e fantasy, magari potete trovare degli spunti interessanti per i prossimi acquisti. Per quanto riguarda questo video sarà un po' particolare, perché solitamente appunto parliamo delle uscite del mese prossimo a quello corrente. In questo caso ci sono un sacco di uscite molto interessanti nel mese di settembre ed alcune sono anche già uscite. Chissà quante volte dirò uscite in questo video, e quindi diciamo che questo sarà un po' particolare perché parlerò appunto in generale di settembre-ottobre, poi magari da novembre in poi faremo appunto un video ogni mese. Se vi può piacere l'idea, lasciatemi un like, un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino se vi fa piacere, e soprattutto lasciatemi un commentino qua sotto se volete vedere appunto ogni mese questa tipologia di video. Allora, partiamo subito. Vi dico già che per questo giro andrò molto a random, poi la prossima gazzetta sarà molto più conforme a quello appunto che eravate abituati a vedere nel vecchio canale. Il primo libro di cui appunto voglio parlare è di Adriana Rubens, Il destino della porta accanto. Non ho mai letto nulla di questa scrittrice e neanche di questa casa editrice che è Il Cigno Nero, però ho visto che ci saranno pubblicazioni molto interessanti di questa casa editrice, quindi se voi ne sapete qualcosina in più scrivetemelo qua sotto. Allora, di che cosa parla? Praticamente ci dice: trovare un uomo che sia l'opposto del suo tipo ideale e andarci a letto scaricandolo il mattino seguente senza alcun rimpianto. È questo l'obiettivo di Elena. Lei non è quel tipo di ragazza, ma ha il cuore spezzato e sta cercando di guarire. E l'affascinante sconosciuto che incontra quella sera in un bar sembra fare proprio il caso suo. Diego è libero, attraente, in modo non convenzionale. È a Valencia solo per un weekend e sembra molto interessato a trascorrere la serata con lei. Le cose però non vanno come dovrebbero e quella che doveva essere solo una piacevole avventura diventa una nottata da cancellare. Quindi sono molto curiosa di scoprire che cosa succederà appunto all'interno di questa nottata, perché i preamboli sono molto molto interessanti. E questo libro uscirà a fine settembre, il 24 di settembre, quindi c'è ancora un po' da aspettare. Altro libro di cui sono molto molto curiosa è il libro che ha scritto Cristiano Caccamo. Cristiano Caccamo è un attore che io ho seguito tantissimo nella serie Che Dio ci aiuti, mi piace davvero moltissimo, e appunto ha scritto Chiedimi la luna per la HarperCollins. Sono molto curiosa di vederlo anche in questa veste, perché come vi ripeto appunto come attore mi piace un sacco, ed è una storia secondo me anche molto molto interessante, perché appunto ci dice: Aybek appartiene a una famiglia che di generazione in generazione si tramanda un lavoro di grande sapienza e abilità: accendere e spegnere la luna. Un compito scrupoloso fatto di centimetri per spostare con uno spazzolone granelli di luce sull'esatta porzione da illuminare. Ci vogliono tanta precisione e dedizione, perché è un mestiere solitario, lassù in mezzo all'universo. Quando il padre si ritira, tocca ad Aybek diventare l'artefice di quella magia. Ma la luna è fatta anche di un'ombra scura e il ragazzo non resiste alla tentazione di esplorare quel territorio ignoto e minaccioso. È così che tutto cambierà. Improvvisamente lui si troverà sulla Terra. Sarà Adara a guidarlo nel caos insensato della vita sulla Terra, con la sua forza e la sua fragilità di giovane donna. Mi stuzzica tantissimo, perché deve essere una storia molto particolare, ma secondo me molto molto intensa, e mi ricorda vagamente Il Piccolo Principe, quindi sono molto curiosa di poter leggere anche questo libro, che è uscito il 10 settembre, quindi veramente da pochissimo pochissimo.
Poi andiamo avanti con un altro libro di cui sono super super curiosa ed è un libro della Oscar Wilde. Questi mesi saranno ricchi 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 di libri molto interessanti della Oscar Wilde e presto vedrete anche un unboxing molto speciale. Comunque il 29 di settembre uscirà Guida ai vizi e alle virtù per giovani gentiluomini di Mackenzie Lee. E appunto questo sarà un libro un po' particolare perché sarà una doppia versione, quindi poi si girerà e ci sarà la versione al femminile, che ora appunto non mi dà il titolo e che in caso ve lo lascio qua sotto. Deve essere un'edizione secondo me molto bella, anche soltanto di rilegatura, di impaginazione, di copertina. Ultimamente la Oscar Wilde sta facendo cose secondo me veramente stupende, dei gioiellini, e sono molto curiosa di però leggere anche il libro, perché ho letto opinioni molto molto positive, quindi sono molto molto curiosa. Poi andiamo avanti e esce sempre il 29 di settembre il nuovo libro di Christina Chiperi. Se non la conoscete, è la ragazza che ha scritto la serie My Dilemma Is You, che io ho letto e ho avuto un po' di opinioni contrastanti su quei libri lì, però non mi era totalmente dispiaciuto. È sicuramente una serie trash, un young adult, e però ci sono state veramente opinioni contrastanti su quella serie lì, a partire dal titolo. Lei esce con un nuovo libro che è intitolato Amiche, lacrime e popcorn al caramello, una storia di sopravvivenza alla fine del primo amore. La copertina mi piace moltissimo, esce per la Mondadori, mi piace davvero tantissimo e anche la trama mi sembra molto molto carina. Nina ha 17 anni e odia tutto, odia la sveglia la mattina, odia aprire gli occhi e venire accecata dalla luce del sole, odia doversi alzare dal letto e fare colazione con la famiglia. Da qualche tempo Nina odia anche solo respirare, odia il mondo, la vita, precisamente da quando Stefano, il suo primo amore, l'ha lasciata da un giorno all'altro, senza troppi giri di parole, e praticamente racconterà la storia di come lei con le sue amiche, Cleo, la sua stramba amica del cuore, e Kate, la loro nuova compagna di classe americana, si uniranno ancora di più e cercheranno comunque di aiutare Nina a superare questo momento brutto, appunto la fine di questo suo primo amore, che si sa che comunque il primo amore non si scorda mai, quindi vive proprio questo periodo molto molto triste dove odia tutto e tutti, però qua alla fine dice ci vuole il coraggio per buttarsi di nuovo in un nuovo amore, ma ne vale la pena, ne varrà sempre la pena, quindi ha anche un risvolto positivo secondo me, e sono molto curiosa di vedere come Christina magari è maturata soprattutto nella scrittura e nella storia in questo periodo in cui appunto non ha fatto uscire nessun libro. Poi andiamo avanti con un libro che è già uscito e devo però, prima di prendere questo, recuperare anche il primo, perché sto parlando delle esotiche scorribande degli storici curiosi di Jodi Taylor. Io devo ancora recuperare il primo, che adesso se lo trovo ve lo dico, altrimenti ve lo lascio comunque qua sotto, ed è un libro che mi incuriosisce davvero moltissimo per la Corbaccio, che è una casa editrice che ultimamente sto apprezzando molto, e continuano le vicende di Madeleine Maxwell, che ha scoperto appunto di recente che la sua laurea in storia non l'avrebbe portata necessariamente a condurre una vita sedentaria al limite della noia, e appunto è stata reclutata all'Istituto di Ricerche Storiche del St. Mary. Ma è un po' particolare questo St. Mary, e già il primo mi incuriosiva moltissimo, questo ancora di più. Se voi avete letto il primo, scrivetemi qua sotto se vi è piaciuto, oppure se invece è da lasciar perdere. A me mi incuriosisce molto. Andiamo avanti con un'altra uscita, il 22 ottobre, quindi molto molto più in là, uscirà finalmente un nuovo Ippocampo, ovvero quelle edizioni bellissime delle fiabe. In questo caso uscirà La Sirenetta e altre fiabe. Io sogno di poterli recuperare, di poterli comprare. In particolare ne ho un paio in wishlist da tantissimo tempo, però hanno comunque un loro costo, ma sono dei libri meravigliosi, dei libri pop-up con tante scoperte, con tante parti che si aprono, si spostano, tante cose molto 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 carine, e sono secondo me dei pezzi da collezione molto interessanti. Uscirà appunto La Sirenetta.
Poi andiamo avanti con un pezzo forte di questo video, perché sono sempre, da sempre, stata molto molto attratta da questa tetralogia di Kerry Maniscalco. Ne avete sentito parlare tantissimo qua su BookTube. Escono appunto i suoi libri in italiano grazie alla Oscar Volt, quindi ci sarà In ordine sparso, In fuga da Houdini, Alla ricerca del principe Dracula, Sulle tracce di Jack lo squartatore. Questi usciranno tutti il 15 settembre, poi ce ne sarà uno che uscirà anche a novembre. L'unboxing che vedrete prossimamente c'entra con questi libri, perché la Oscar Volt ha fatto poi una campagna anche con dei gadget da aggiungere a questi libri. È stata molto 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 intelligente, perché ha stuzzicato tantissimo la nostra voglia di spendere, la nostra curiosità, e difatti mi pare che il primo, Sulle tratte di Jack lo squartatore, già dopo le prime ore che appunto sono stati messi in preordine con questi gadget, è già andato esaurito, quindi e fanno giustamente il loro lavoro. Quindi sono molto curiosa di leggerli. Se voi li avete già letti in lingua, scrivetemi qua sotto. So appunto che la nostra protagonista è Audrey Rose e dice: è stata cresciuta per essere la perfetta dama dell'alta società vittoriana. Vede però il proprio futuro in modo molto diverso. Dopo aver perso l'amatissima madre, è decisa a comprendere la natura della morte e i suoi meccanismi. Così abbandona l'ago da ricamo per impugnare un bisturi d'autopsia e in segreto inizia a studiare medicina legale. Presto viene coinvolta nell'indagine sull'assassinio seriale noto come Jack lo squartatore, e con orrore si rende conto che la ricerca di indizi la porta molto più vicina al suo mondo ovattato di quanto avrebbe mai creduto possibile. Quindi sono molto curiosa, forse va un po' fuori dalla mia comfort zone, però questo genere di libri mi intrigano davvero tantissimo, quindi sono super super entusiasta e non vedo l'ora mi arrivino. Poi andiamo avanti, perché il 17 settembre esce finalmente una nuova graphic novel dei miei due autori preferiti in assoluto, ovvero Teresa Radice e Stefano Turconi. Io li amo tantissimo, sto recuperando tutte le loro opere. Finalmente esce un nuovo lavoro che si chiama La terra, il cielo, i corvi, ha una copertina meravigliosa e già c'erano stati vari spoiler nelle loro pagine Instagram e avevo visto alcune tavole e mi ero innamorata. Tre uomini, un russo, un tedesco e un italiano, in fuga da una prigione russa alla fine della seconda guerra mondiale. Non si capiscono tra di loro, ma soprattutto si riveleranno molto diversi da come appaiono. Il lento disvelamento dei loro segreti, mentre il tempo per mettersi in salvo si riduce sempre di più, porterà alla scoperta della verità più imprevedibile per uno di loro, una storia interamente all'acquerello. Non vedo l'ora, perché le loro storie, le loro trame, ma i loro volumi sono qualcosa di meraviglioso. Se non avete mai letto nulla delle loro graphic novel, vi lascio qua sotto alcuni titoli che io ho amato di più. Poi andiamo avanti, perché adesso entriamo un po' nel mondo romance. Abbiamo un nuovo libro di un autore che non ho mai letto, ma mi stuzzicava. Il gioco, il primo volume della serie Brit Boys di J.H. Croix, non so bene, però è della Quixote Edizioni ed è una casa editrice che mi piace moltissimo, perché ha libri molto molto interessanti. E dice: giocare a calcio è facile, innamorarsi è complicato. Liam Reed, irascibile e rancoroso, un famoso calciatore inglese. Dopo aver subito una sconfitta schiacciante, viene riassegnato a una squadra statunitense, ma a causa di un grosso infortunio finisce in ospedale. Gli basta rivolgere uno sguardo alla dottoressa, che ha il compito di rimetterlo in sesto, per decidere che deve essere sua. Olivia è una sfida, è l'ultima persona di cui dovrebbe innamorarsi, e via dicendo. Diciamo che la base è un po' un cliché classico di tutti i romance, però vediamo come magari ci sono varie sfaccettature. Questo uscirà, è già uscito il 10 settembre e quindi può essere un papabile acquisto, ovviamente, prossimamente. Poi, altro libro che mi incuriosisce è un libro sempre della Quixote Edizioni, che il primo uscirà il 17 settembre, il secondo il 29 ottobre. Stiamo parlando della Verona Legacy, ovvero Principe di Cuori e Re di Anime, primo e secondo volume di L.A. Cotton.
mi stuzzica moltissimo le copertine perché sono uguali, cambia il colore, ma sono molto molto belle con queste rose, queste spine, questi rovi. E praticamente dice: Ariane Capizzola è tale quale a suo padre, umile, onesta, diligente. Preferirebbe passare le sue giornate a fare volontariato, invece di stare spalla a spalla con i suoi compagni di classe, superficiali e snob. Niccolò Marchetti è tale quale suo padre, oscuro, pericoloso, subdolo. Preferirebbe passare le sue giornate sul ring a sporcarsi le mani di sangue invece di frequentare le lezioni e mantenere le apparenze. Quando le loro strade si incontrano alla Montag University, nessuno dei due è disposto ad abbassare le barriere che ha costruito nel corso del tempo. E via dicendo, due opposti che si attraggono, ovviamente, anche questo secondo me è un po' un cliché, ma mi stuzzica, mi ispira moltissimo. Poi andiamo avanti con un'altra chicca di questo video, perché esce finalmente in Italia un nuovo libro di Rainbow Rowell, un'altra scrittrice che io amo moltissimo. Ho amato Fangirl davvero tanto tanto tanto, devo leggere assolutamente Carry On perché appunto me lo porto dietro da tantissime TBR, lo devo leggere. Esce finalmente un eroe ribelle. La copertina non mi fa impazzire, secondo me ce n'erano molto molto di più belle ed è comunque la continuazione, andiamo avanti con la storia di Simon e Buzz, quindi è il seguito di Carry On. A questo punto credo che aspetterò di comprare questo libro per poi leggerli in coppia, di solito faccio così, credo che sarà secondo me la volta giusta per leggere Carry On e poi andare avanti. A dire la verità non ho letto pareri molto positivi su il seguito di Carry On, quindi spero vivamente che non mi deluda. Poi andiamo avanti perché lascio i due libri che sto attendendo veramente con grandissima grandissima ansia. Comunque il seguito di Carry On esce il 15 di settembre, quindi forse è già uscito quando pubblico questo video, non lo so bene. Comunque a fine settembre escono due super chicche. Allora, la prima è un libro che sto aspettando da praticamente 2 anni perché ho incontrato Chiara Moscardelli a Pordenone Legge 2018, dove appunto presentava il suo ultimo libro, e finalmente è uscito un nuovo volume, Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine. Teresa Papavero appunto è la protagonista di questa serie di libri. Finalmente andiamo avanti, finalmente non vedo l'ora di leggere una sua nuova avventura. Un libro molto molto divertente, molto frizzante, è un giallo, quindi esce un po' dalla comfort zone, ma mi piace lo stile di scrittura di Chiara, che è super coinvolgente, non ti annoia, è frizzante, non sai mai dove potrà finire appunto a parare, quindi super 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 top. Finalmente il 30 di settembre esce appunto questo suo secondo volume, non vedo l'ora assolutamente, come non vedo l'ora perché il 24 di settembre esce un nuovo capitolo della serie Twilight di Stephanie Meyer. Dopo tantissimi anni finalmente arriverà Midnight Sun, ovvero il libro Twilight nella versione appunto dal punto di vista di Edward. Io pensavo di preordinarlo, devo ancora decidere il momento appunto qui giro il video, però non vedo l'ora perché Twilight è stata la serie che ha comunque assegnato un po' la mia adolescenza. Io lo leggevo quando andavo alle superiori insieme alle mie compagne, avevamo fatto anche, mi ricorderò tantissimo, un pomeriggio di lettura insieme proprio dedicato appunto alla serie di Twilight, quindi è un po' un libro che mi sono portata avanti con grandissimo piacere. Finalmente esce Midnight Sun, quindi sono super 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 felice, non vedo l'ora. Queste sono le uscite per questo mese. Lo so che è un video che siete abituati ad averlo un po' più ordinato, è stato un po' di qua, un po' di là, però appunto ci tenevo a farvi conoscere le prossime uscite a cui io sono molto interessata, credo però anche voi, perché alcuni di questi libri ne abbiamo già sentito parlare tanto qua sulla community di BookTube, quindi credo che ve li sarete già segnati da un pezzo in calendario. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino se appunto non volete perdervi nessun video. Qua sotto nell'info box vi lascio alcuni libri appunto che vi consiglio con il link di Amazon, che è un link affiliato, quindi voi non pagate nulla in più, io ricevo soltanto una piccola percentuale. Trovate anche il mio profilo di Instagram, La Libreria di Silvia.
Se avete piacere, vi aspetto anche lì. Posto ogni 2-3 giorni delle foto nuove e anche vi tengo aggiornati con le stories. Trovate vari social linkati qua sotto e anche il link di affiliazione PayPal se avete voglia di fare una donazione al canale. Nulla, noi ci salutiamo, fatemi sapere quali di questi libri siete interessano anche a voi, oppure se siete interessati a dei libri che non ho citato, così magari vado a sbirciare. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video che ancora non so di preciso cosa sarà, ma lo vedete presto. Ciao a tutti!